Ciao a tutti coach e ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 in questo nuovo video per Pokémon Sole Let's Play. Beh, inutile dire che ora finalmente c'è lo scontro contro Solgaleo, ma forse questo scontro mi lascerà con l'amaro in bocca? Ho un brutto presentimento per quanto riguarda questa sfida, devo ammetterlo. Allora, vorrei provare subito una cosa. Senza perdere tempo, praticamente. Potrei catturarlo anche con una sola Pokéball. E questo potrebbe essere una cosa che mi lascerà molto deluso. Avrei anche la Master Ball, ma non è che la vado a sprecare su Solgaleo, questo è ovvio. Ma vado con la Mega Ball, che è la ball, diciamo, peggiore che ho, la più debole. Voglio provarci subito, senza perdere tempo. Ah, ok, forse ho pensato male. E meno male, e meno male. Meno male che ho pensato male. Perfetto, allora forse questa lotta sarà un pochino più interessante, o almeno così spero. So benissimo che sei acciaio e che non ti fa niente, ghiaccio, però un brutto colpo te lo becchi comunque. Sì, aumentati la difesa speciale, meglio. Meglio, avrò più possibilità di farti danni. Posso farti quanti danni voglio dopo. Ora, questa cosa era successa anche con Yveltal su Pokémon Y. Oh, ma attenzione, la mossa peculiare. Engula. Attenzione, ora farò una cosa. Che ho fatto anche su Y con Yveltal. Praticamente lancio un'altra Mega Ball. Oh, allora forse davvero hanno fatto le cose bene stavolta. Perché nei giochi precedenti, o meglio, per quanto riguarda Pokémon X e Y, lanciavi una Mega Ball, una Pokéball, non una Mega Ball, una Pokéball al leggendario e lo catturavi. Io, perché? E a quanto pare era così. Però, a quanto pare stavolta no. Forse hanno fatto le cose leggermente più in grande. Cioè, o meglio, hanno fatto le cose meglio, non più in grande, hanno fatto le cose meglio. Smette di grandinare, posso fare un altro danno a Solgaleo? A meno che non abbiano fatto che deve raggiungere un certo status, un certo livello di punti vita per far sì che te lo possa catturare. Spero di sbagliarmi. No. No. Deve raggiungere almeno la vita rossa per essere catturato. No, ragazzi. Che schifo. Vabbè. Dice che vive in un altro mondo, dal corpo emette una luce così accecante da illuminare a giorno anche la notte più buia. Magari un soprannome a Solgaleo? No, invia i box. Non dimenticare di recuperare la Pokéball. Solgaleo, anzi Nebulino, d'ora in poi sarà Andrea a prendersi cura di te. Sarai il tuo allenatore, la tua nuova famiglia. Non sono stato in grado di aiutarti, ma sono felice di averti portato via con me quella volta. Ora partirai per un nuovo viaggio con Andrea alla scoperta del mondo. Lotterai contro Pokémon potenti e allenatori formidabili, facendo fiorire tutto il tuo talento. Accanto a Andrea vivrai esperienze entusiasmanti e compirai imprese eccezionali. Andrea, abbine cura. Sono sicura che saprai come fargli esprimere tutto il suo potenziale. Io resterò accanto a mia madre, sono preoccupata per lei. Un po' più basso vediamo anche il culo di Lilia. No?
No, adesso Smash Bros. Si poteva fare. Si potevano vedere le mutande di Peach addirittura. Storia vera, se si può fare. Nibulino, mi raccomando, comportati bene. E non cercare di scattaiolare fuori dalla Pokéball ogni occasione come facevi sempre con la mia borsa. E ora che sei più forte, cerca di fare attenzione. Controlla la tua potenza per evitare che qualcuno si faccia male, intesi? E non sparire all'improvviso in qualche altra dimensione, altrimenti Andrea si preoccuperà. Ma effettivamente Cosmog posso farlo evolvere e si può anche catturare. Bene, adesso devo proprio andare. Alola! Alola, Lilia. Allora, anche a te. Augusto? Arrivare fin qui è sempre una faticaccia. Però ne è valsa la pena, ne ho proprio viste delle belle. Comunque, ho un messaggio da parte di Kukui. Dopo aver completato tutte le prove, le grandi prove del giro delle isole, è prevista un'ultima sfida, la prova più difficile di tutte. Fino all'anno scorso si trattava di una cerimonia in cui bisognava sconfiggere i 4K1. Da quest'anno però le cose sono un po' diverse, infatti adesso abbiamo una Lega Pokémon anche qui ad Alola. E la differenza di sconfiggere 4K1 da 4 Super 4, cioè? Perciò ragazzino, fammi il favore di venire a Hoola Hoola, ai piedi del Monte Lanakila, ok? È presente, vero? È il villaggio da Apu dove c'erano quegli operai al lavoro? È tutto pronto, il professore ti aspetta. Se ti va posso anche accompagnarti, che ne dici? Sì. Bene, in due la strada sembrerà più breve. Bene, ci siamo. Villaggio Tappu. Prossima meta, Monte Lanakila. Ragazzi, cioè si parte così subito. Pokémon carichi. Ah, ok. Iridio! Ti aspettavo. Volevo ringraziarti per aver aiutato Lilia e nostra madre. Conosco un solo modo per farlo come si deve, sfidarti a una lotta Pokémon. Ti mostrerò tutta la potenza di cui siamo capaci, sfruttando appieno anche il potere del cerchio Z che hai mirato quel tipo. Però è incazzato, perché bisogna stare attenti, è sempre incazzato Iridio. Crobat. Ah, ok, quindi avrà Silvally e non tipo zero. Molto interessante sta cosa. Beh, sarà una cosa semplice comunque sia contro Crobat. Ah, velo in croce. Tanto per avvelenarmi, vero? Oh, non ce l'hai fatta, bitch! Non ce l'hai fatta, tatino! Beh, io con brutto colpo sì. No, what? Non ce l'ho fatta. Oh, ok, forse ora lui mi manda KO. Nah. Uffa. Damn it! Fucking damn it! Cattivo. Puzzone. Ah, non è abbastanza da livello alto per evolversi, ok. Mancano un bel po' di punti. Porca puttana! No! Come faccio a pensare che abbia acrobazia un Crobat? Che cazzo ci fa un Crobat con acrobazia? Me lo spieghi? Che cazzo ci fa? Vabbè, mando lui, mando lui, mando lui, mando lui. Morto con la grandine. Morto, tra virgolette, morto. Esausto. Oh, ecco Silvally. Bello. In effetti è molto bello. È sempre tipo normale, quindi. Multi attacco. È super efficace. Ah! Ah, forse dipende dal tipo che gli ha dato Iridio. Credo. Non so come funziona tipo zero, veramente. So che cambia tipo come Arceus. Con le lastre, ma non so di preciso se.
se funziona effettivamente in quel modo. Perché so che tipo 0 è Silvalli, è normale, ma Silvalli? Non ho idea di che tipo sia. Multiattacco sembrerebbe una mossa di tipo normale. Però vabbè. Sì, lo so che la grande ne fa un po' più di danni a un Pokémon volante, dato che è ghiaccio. Mando Taiga, che tanto comunque sia, è tipo fuoco. Contro Weavile farà subito subito. Penso basti un lanciafiamme. Notte sferzo contro un Pokémon buio non è il massimo, lo sai? Ma Rogodenti, tanto per finirla, così. E ancora notte sferza, vabbè. Perfetto. Purtroppo non sono riuscito a mandarlo KO perché l'attacco speciale di Taiga non è che sia eccezionale, eh. È alto, ma niente di che. Oh, Lucario! Ah. Va bene, allora. Non faccio fuoco carica perché lui sicuramente è più veloce. E infatti, meno male. Ah no, mi manda KO? Beh. Ti pareva? Ok. Volevi! Eh? Volevi! Guarda che fascia! Non se l'aspettava. È quando ci vuole uno Zeb che è volevi ci vuole, eh. Iridia ha perso anche stavolta. Ah, non è niente. Sembri sconvolto, non è niente. Ok, oh, che carino. È un'ottima squadra. Si vede che sei un allenatore fuori dal comune. Come lo sono state le tue avventure. Lei ora si sta prendendo cura di nostra madre e mi ha chiesto di riferirti un messaggio. Vuole che tu sappia che per lei sei il miglior allenatore del mondo. Prendi, è un regalo da parte sua. Ah, ok. Anche Hound non è niente male, devo dire. Avete fatto entrambi i passi la gigante e io non posso certo essere da meno. Io e te non siamo grandi amici, ma voglio che tu sappia che non ti considero nemmeno mio nemico. Ora devo andare, mi raccomando, sempre in gamba. Mi fa eccitare quando farla così. Ma va, fa molto cervando, eh. Ok, dunque, non so perché ci sono ancora pezzi di roba. Dato che la lega dovrebbe essere terminata. Ma credo che manchi davvero poco per far salire Crab Brother di livello. E quindi finalmente farle evolvere. Ok, ci siamo. Monte l'Anachila. La mia sfida comincia qui. C'è qualche Elisir qui? Ma faccio giusto salire di livello Crab Brother e poi dopo finisco il video. Vai, è il tuo momento. Oh, 50 fottuti livelli. Ora vai. Mamma mia! Crabominable! Mamma mia! Che bestia! Che bestia! Bello, voglio subito vedere le sue statistiche. Dopo essersi smarrito su una montagna elevata che voleva scalare a ogni costo, si è evoluto sviluppando del pelo per proteggersi dal freddo. Mi pare il minimo. Che vuole imparare? Gelo pugno? Certo che faccio dimenticare la mossa. Così è anche da stab. Lotta ghiaccio. Martellata che non è da stab. Ha l'abilità ferro pugno per caso, perché sarebbe eccezionale. Mi sembra che ce l'abbia. Effettivamente. Vediamo un po'. Dunque, aveva 109 di attacco quando si è evoluto. Quindi vediamo ora che livello sta di attacco. Oh, 159. Wow. Ferro pugno, vediamo un po'.
Mosse che utilizzano i pugni. Gelo pugno, oh yeah. Attacco e punti soliti sono alti. La difesa è un po' meno, ma ci si può lavorare. Bene, molto buono. Dunque, devo scendere un attimo a valle per curarmi i Pokémon. Quindi, io direi che per questo video QG è tutto. Vi ringrazio come sempre per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione, nella descrizione di ogni singolo video, trovate i link per la pagina di Facebook, i link per la pagina di Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale, io mi raccomando, iscrivetevi. E ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Bye bye!